altro direttore generale della Vibonese. Buonasera Beccaria. Buonasera a tutti voi. Pausa domenica scorsa, ma siete tornati nuovamente vittoriosi, però insomma una vittoria 1-0 con la Frattese, questo gol di Allegretti. Di occasioni ne sono state create, ma è stato difficile abbattere questo muro in definitiva. Sì, la Frattese è un'ottima squadra, abbiamo rischiato pure in qualche contropiede che ci facessero la beffa. Alla fine Diego ha fatto una zampata che spesso la vediamo fare in allenamento, in anticipo sul difensore, ha fatto un bel gol e ci ha regalato questi 3 punti che ci permettono per ora di stare là in alto in classifica, però il campionato nostro non è quello, l'obiettivo non è quello di vincere il campionato, ma di fare bene domenica dopo domenica. 5 giornate che quindi non dicono niente a questo torneo per Vibonese, Palmese, Scordia, per il Roccella stesso, secondo Beccaria. Beh, io sono molto contento che le squadre calabresi stanno andando veramente bene al di là di ogni aspettativa. Il Rende sono sicuro che si riprenderà presto perché c'ha un organico di prima fascia e la Mezza. Purtroppo non si sa quale sarà la sentenza, se sarà Lega Pro come mi auguro io o Serie D, però per il resto sta al di là di ogni più rosa aspettativa per il calcio calabrese, stiamo veramente facendoci rispettare al di là della Calabria. Abbiamo giocato 4 partite, per ora siamo imbattuti, però questo non significa nulla perché comunque abbiamo, a mio avviso, siamo partiti un po' prima di preparazione rispetto ad alcune squadre, quindi adesso viene il difficile, man mano che la condizione fisica sarà per tutti più o meno la stessa, andremo a incontrare qualche piccola difficoltà. Vincenzo. Buonasera Beccaria, direttore. Senta, l'anno scorso avevate difficoltà nel campionato d'eccellenza, forse voi per il vostro banco e blasone siete più abituati a giocare in questo campionato, almeno dai risultati. Sì, diciamo che il mister era stato preso l'anno scorso per fare i dilettanti, poi non siamo stati ripescati e ci ha dato la sua parola che sarebbe rimasto anche in eccellenza. Ha trovato qualche difficoltà all'inizio perché in eccellenza comunque si partiva da favoriti e facevamo fatica là davanti, non avevamo il vero bomber d'area di rigore come ci aveva la Parmese con Coppia Montese. Siamo stati bravissimi nei playoff a non subire, fare della difesa l'arma vincente, perché poi l'anno scorso abbiamo avuto solo il 5° attacco del campionato, però tramite la difesa abbiamo fatto la promozione, è stato il nostro punto di forza. Quest'anno avevamo deciso anche di puntare su un certo aspetto più difensivo, sperando che le partite le risolvessero i 2 attaccanti, così è successo a Renda, anche se è stato un centrocampista, oggi è andato esattamente in questa maniera. Col Massaro e Siracusa invece era logico pensare di subire gol, perché comunque hanno attaccanti formidabili che hanno fatto la Lega Pro, la Serie B, addirittura c'era pure Mascara che era imprendibile quella sera, però continuiamo su questo piano, sempre umili, perché il campionato è veramente difficile ed equilibrato. Certo, prossima gara che comunque, guardando l'avversario, Gragnano ne ha vinte solo praticamente una fino al momento, ne ha perse 2 e pareggiata un'altra, insomma una trasferta. Poi di questo Gragnano cosa conoscete al momento? Gragnano ha un portiere che abbiamo tentato in tutte le maniere di portarlo a Vibo, lo reputo il più forte come under, lo reputo il più forte della categoria, un ex battipagliese. Ha incontrato squadre veramente attrezzate, per questo ha fatto pochi punti, però c'è 3-4 giocatori che sono veramente di livello, una neopromossa come noi, si giocherà a Vico Equense, non so in quale clima, comunque loro non sono scarsi, anzi tutt'altro, i 4 punti che hanno mi sembra sono stati più che sudati. Assolutamente, va bene, in bocca al lupo e buon lavoro allora, grazie per l'intervento, buona serata. Ci